sul Trojan e reati contro la pubblica amministrazione. Io, prima la senatrice Rossomando citava una mia intervista come se io ne rilasciassi molte, quindi ci deve precisarlo che da procuratore di Napoli ne ho fatta una in 5 anni e, come dire, e adesso sono già due, mi rendo conto che quasi rischio, come dire, l'eccesso di sovraesposizione mediatica. Però è una scelta del legislatore. Da procuratore nazionale antimafia io ho il dovere di dire che ridurre la possibilità dell'uso del Trojan nei reati contro la pubblica amministrazione minerebbe anche le indagini di criminalità organizzata, perché molte di esse, soprattutto quelle riferite alle componenti più sofisticate del ciclo mafioso, quelle che si occupano di riciclaggio, nascono dalle indagini sulla pubblica amministrazione e non è certo un caso che siano sciolti per decisione dell'autorità politica, per condizionamento mafioso comuni, non di poco, ormai anche città capoluogo di provincia. Nella provincia di Napoli c'è una città di oltre 60.000 abitanti in cui gli organi elettivi sono stati sciolti 4 volte in 30 anni. Quindi, 4 volte in 30 anni e ci sarebbe da ragionare anche in termini di tenuta della democrazia in determinate aree del paese. È del tutto evidente poi che non stiamo parlando di un uso incontrollato. Io sto anche provando a sostenere che alcune funzioni del Trojan devono essere richiamate nell'alveo della disciplina delle intercettazioni e lì ricevere la disciplina più rigorosa della destinazione di tutto ciò che è irrilevante e inutilizzabile verso l'archivio delle intercettazioni. Oggi così non è. Ed è la legge che determina, come dire, che non autorizza, impone il passaggio alla pubblicità di questi dati con l'esaurimento dell'attività di indagine. E questa materia è anche responsabilità del legislatore.